Amici di Metal.it, fratelli di Meta, bentornati in questa 21esima puntata della nostra rubrica Blast from the Past. Rubrica in cui trattiamo, anzi ricordiamo, dei dischi importanti, alcuni dimenticati ma sicuramente interessanti. Rubrica che ormai sto facendo quasi solo io, quasi solo sul death metal. Infatti oggi parliamo di un altro caposaldo assoluto, un capolavoro universalmente riconosciuto, possiamo dire, del death metal americano. Stiamo parlando dei new yorkini. Mi avete cazziato su questo aggettivo nel video di Cannibal Corpse, insomma dei new yorkini, Immolation, con il loro fantastico debutto Dawn of Possession. Sigla! Registrato a Berlino, ai Music Lab Studios, e prodotto da Harris Jones, produttore anche dei primissimi creator di Sodom, Tankard, ma anche di roba death metal tipo Halloween, ha fatto Walls of Jericho degli Halloween, Pestilence, insomma altri. Insomma, esce il 16 luglio 1991 questo Dawn of Possession. Velocemente, gli Immolation sono un gruppo fondato nell'86 sotto il moniker di Rigor Mortis. Nel momento in cui i membri si accorgono che esiste già un altro gruppo, Rigor Mortis, texano, un gruppo thrash abbastanza figo, insomma, nell'88 esce il loro omonimo debutto, cambiano nome e si chiamano Immolation. Registrano qualche demo tipo questo, questo è anche il più noto, appunto, Immolation. Con tre canzoni che poi andranno a finire nel disco. Insomma, registrano qualche demo e il batterista Neil Bobak se ne va, decide di abbandonare la formazione e verrà sostituito dal grandissimo Craig Smilowski, che credo sia di origine slava, perché Smilowski non è tanto americano come cognome. E insomma, questi demo ci ricordano abbastanza, sono anche abbastanza noti. Ripeto, questo qui è anche il più famoso. Insomma, vengono notati da una serie di etichette e si fa avanti la olandese Roadracer, che al tempo si chiamava Roadracer ma ora è diventata la Roadrunner, che al tempo ricordiamo che aveva anche tantissimi gruppi death metal che poi diventeranno dei giganti, banalmente gli Obituary, Pestilence, Malevolent Creation e anche altri. Insomma, gli Immolation firmano questo contratto per un disco, poi i contratti discografici, insomma, i rapporti discografici con le varie etichette degli Immolation saranno abbastanza travagliati nella loro discografia. Insomma, firmano per questo contratto per un disco e vanno a registrare in Germania e esce assolutamente un capolavoro. Un disco riconosciuto universalmente, ripeto, come un capolavoro, un caposaldo assoluto del death metal americano, non floridiano, perché, ripeto, sono di New York. Insomma, una caratteristica di questo disco, ed è importante sottolineare il fatto che è un debutto, è che questo disco è estremamente maturo, perché le influenze trash, come ha detto giustamente il buon Gino nella sua recensione past uscita qualche settimana fa, insomma, le influenze trash sono quasi pressoché nulle, quasi inesistenti in questo disco. Anche nel growl di Ross Dolan, che è veramente oscuro, pesante, opprimente, che non è Chris Barnes né Cannibal Corpse, ma è sicuramente un'avanguardia a quel tempo, ed è anche per questo che questo disco è invecchiato veramente bene, sembra uscito 2 settimane fa. Questo è un disco anche abbastanza vario, perché ci sono dei momenti in cui spinge l'acceleratore all'inverosimile, ma degli altri momenti in cui insomma, le ritmiche e i BPM si rallentano. Questi qui sono i momenti più claustrofobici, volendo anche un po' più atmosferici. Per non parlare degli assoli atonali e stupendi, dissonanti, della accoppiata Vigna, non so come si pronuncia, Vigna, Wagner, anzi Vigna, Vigna o Vigna, insomma, chitarrista storico, e Wilkinson, e che dire che sono invidiabili è un eufemismo, ok? Insomma, e non nascondo che questo qui è il disco preferito degli Immolation, un disco che sicuramente ho ascoltato di più e anche con più passione. E voi che ne pensate di questo disco? È anche il vostro preferito o ne preferite altri? Mi suono la porta. Ricordatevi, una cosa che non faccio mai è di ricordare di condividere il video, perché se c'è un vostro amico che adora gli Immolation e non conosce questo, e non conosce Metal It, non conosce questo format, condividetevelo, perché gli farà sicuramente piacere. No, Sara, non posso stendere.
Sara, sto facendo un video, non posso scendere. Non si può. Non si può, Sara. Insomma, non dimenticatevi di seguirci su tutte le nostre piattaforme social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eccetera. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video, sarà un bordello assoluto. E ricordatevi il sito, il forum e tutto quello che ruota intorno a Metalite. Ascoltate buoni dischi, andate ai concerti, guarda che probabilmente si potrà. Da sito è tutto, ciao!